Bentornati a tutti qui sulle pagine di Fotografia Digitale di Hardware Upgrade sul nostro canale YouTube. Come vi ho detto nel video di Canon EOS R8, se non l'avete ancora visto andate subito a vederlo, anzi subito dopo questo video, la nuova full frame di casa Canon in ambito mirrorless. C'è una nuova mirrorless anche per quanto riguarda il formato ridotto APS-C. Parliamo della nuova Canon EOS R50. Il nome sicuramente suonerà familiare a qualcuno e sì, proprio sì, la possiamo vedere un po' come l'erede in salsa R della EOS M50, quindi mirrorless con sensore APS-C, sensore da 24,2 megapixel, dimensioni decisamente compatte. Diciamo che se vi ricordavate le vecchie reflexine piccoline di casa Canon, qua diciamo che torniamo proprio a presidiare quella fascia di mercato. La macchinetta piccolina con il mirino, sensore APS-C, quindi ottiche RFS, le redi delle EFS, quindi piccoline, una macchinetta che è quasi poco più grossa di una fotocamera compatta. Nonostante sia piccolina, è una macchina molto flessibile anche in ambito video. Abbiamo lo schermo orientabile di tipo variangle e quindi diventa anche una macchinetta molto utile per chi deve fare live streaming, per chi deve fare vlog, appunto perché è molto leggera, molto portatile, però vi mette a disposizione come dicevamo, foto a 24,2 megapixel, video 4K 30p, e se scendiamo in Full HD potete salire fino a 120 fps. Molto interessante la raffica che arriva fino a 15 fps, quindi una raffica di tutto rispetto per una macchinetta di queste dimensioni. Abbiamo comunque caratteristica avanzata tipo la slitta multifunzione, a cui potete attaccare ad esempio un microfono che è collegato in modo attivo con la macchina, alimentato dalla macchina, il segnale va direttamente alla macchina senza dover utilizzare cavi, la possibilità di avere lo streaming su USB-C, la collegate direttamente al PC, non dovete installare altri programmi per andare direttamente in streaming o per usarla per una videoconferenza. In questo caso abbiamo l'uscita HDMI, l'USB-C di cui vi ho già parlato, e dall'altro lato l'ingresso per il microfono. Non abbiamo l'uscita per le cuffie, che appunto su questo tipo di prodotto non è molto richiesta. Abbiamo connettività Wi-Fi, Bluetooth, quindi anche il controllo remoto con l'app. Tornando ai video, non abbiamo il limite di 30 minuti di registrazione, ma possiamo arrivare fino all'oretta, 60 minuti di registrazione, quindi anche sessioni abbastanza lunghe. Abbiamo il mirino elettronico, quindi rispetto ad alcune macchine APS-C piccole, qui il mirino elettronico viene mantenuto. Abbiamo un autofocus che sicuramente è un gradino sotto al prodotto full frame appena presentato, quindi abbiamo il riconoscimento di auto, moto, animali, persone, sicuramente però non con quegli algoritmi col deep learning allenati dall'intelligenza artificiale che troviamo sulle macchine top di gamma. Però ripetiamo, appunto, si tratta sicuramente di un prodotto entry level che rispetto alle vecchie reflexine con i tre punti di messa a fuoco di una volta permette a tutti, anche a chi si approccia per la prima volta a una macchina fotografica, di avere un autofocus che comunque è decisamente performante. Una particolarità sicuramente è la batteria, la LPE17, che è condivisa, come vi dicevo nell'altro video, con la sorella full frame Canon EOS R8. Assieme alla macchina, Canon presenta anche un nuovo obiettivo. È un classicone per il mercato APS-C, è il classico 55, in questo caso 210 mm. Un'ottica f5 7.1 che sicuramente quindi non fa della luminosità massima il suo punto di forza, però come lo potete vedere è un'ottica decisamente compatta, appunto 55-210 in queste dimensioni, contando che comunque con le macchine odierne si può salire con gli ISO senza grossi problemi e quindi la luminosità massima non è più un fattore limitante. La vedete, questa è la macchina piccolina con attaccato
appunto il 55-210, che diventa il complemento perfetto dell'ottica kit 18-45 mm che trovate appunto in kit anche con la nuova macchina. Una macchina che è piccola anche nel prezzo in questo caso, perché viene proposta solo corpo a 899 euro, quindi siamo sotto i 1000 euro di 101 euro. State sotto i 1000 euro anche se la scegliete con il kit con l'ottica piccolina 18-45 mm, in questo caso se ci aggiungete anche il 55-210 arrivate a 1209 euro per avere la macchina, il 18-45 e il 55-210, quindi un kit che per gran parte delle esigenze del pubblico che la compra copre già tutte le esigenze e tutti i campi e gli scenari d'uso. La macchina non ce l'abbiamo qui, peccato, non ve la posso far vedere. Ci sarà anche in versione bianca con ottica silver, col piccolo 18-45 mm con finitura argento, e costerà come la versione nera 999 euro. Se avete già una RFS, volete solo l'ottica, il 55-210 nuovo costa, l'ho segnato qua, 469 euro. Quindi per questo primissimo contatto in anteprima con la nuovissima Canon EOS R50 è tutto, vi rimando naturalmente al video sulla R8 in cui c'è anche una nuova ottica, all'articolo che trovate sulle pagine di Fotografi Digitali, ve lo linko qui sotto, per chi ci segue qui sulle pagine di Hardware Upgrade per ora è tutto, ricordatevi di mettere un mi piace al video, cliccare sulla campanellina e iscrivervi al canale in modo che non perdete nessuno dei nostri prossimi video. Qui dalla saletta streaming di Canon Italia è tutto, alla prossima.